Sono andato in North Carolina per visitare l'headquarter internazionale di Lenovo. In particolare a Raleigh, scritto Raleigh, dove non solo si trovano gli uffici di Lenovo, ma ho scoperto che si trovano anche quelli di MrBeast, che non ho visto, però ho comunque provato il suo panino. È buono. A quanto pare ci sono 600 location, cost kitchens. Vabbè, MrBeast, chissà se ci ha fatto i soldi. Devo farmi qualche ricerca. Comunque, tornando a Lenovo, sono stato invitato insieme a un po' di giornalisti da tutto il mondo, dalle più importanti testate giornalistiche. Ho accettato principalmente per due motivi. Il primo è che lo scorso progetto che ho fatto con Lenovo è stato una figata. Sono stato un mese intero e mezzo in Cile. Ho fatto dei video lo scorso anno, guardateli, perché sono stato in un'isola remota senza internet, con 1500 abitanti e basta, immerso nella natura. Un'esperienza veramente pazzesca. Per cui non potevo che fidarmi. E il secondo è perché non penso che avrò presto occasione per andare in North Carolina, per cui l'ho accolta. Per avere più tempo a disposizione per visitare Raleigh, sono arrivato due giorni prima, in modo da passare un po' più tempo, visitare la zona e non subire troppo jet lag. Vi rivelo che una volta arrivato ho acquistato parecchio jet lag, e avendo anche un po' di lavoro da fare, ho praticamente sprecato completamente la mia prima giornata. Non ho visitato niente, se non i dintorni. Quindi il giorno dopo ho iniziato con l'intento di girare un po'. Buongiorno amici. Ma resomi conto che avevo pochi vestiti, perché era qualche giorno in realtà che giravo, ho sfruttato la lavanderia a gettoni dell'hotel per lavarmi qualcosa. E ovviamente ho dimenticato il sapone. Che coglione. Come si fa? Dove trovo il sapone? Prendo un po' di shampoo. Beh, non parte. Non so come non parta. Ho rimesso i soldi. Non parte. Vaffanculo. Tanto tempo perso. Dopodiché dritto alla ricerca di un pranzo. Esco per pranzo. Me ne vado a pranzo in un posto che mi avete consigliato nei direct. Si chiama Coquette. Non sono mai stato nel ristorante francese, quindi proverò. Marcello. Il pranzo devo dire che era ok, era abbastanza buono. Dopodiché ho deciso di farmi semplicemente un giro per la zona, perché ero stanco e ho trovato una sala giochi. Ho detto, perché non andare in una sala giochi americana? Sarà fichissimo. Mi sono fatto la tessera, ho giocato a qualche gioco nella sala giochi. Non ho vinto abbastanza ticket per prendere nessun premio. Dopodiché ho visto che sempre là vicino c'era un parco botanico, quindi ho preso Uber, sono andato al parco botanico, molto carino, orto botanico. E poi sono tornato, ho visto The Office in camera, ho mangiato qualcosa al ristorante qua sotto. E buongiorno, oggi inizia la conferenza. Bene, ma come mai Lenovo mi ha invitato proprio in North Carolina? Per capire, dobbiamo fare un passo indietro e vedere la storia dell'azienda. La storia di Lenovo inizia nel 1984, quando un gruppo di 11 ingegneri si mette in testa di fondare un'azienda chiamata Legend, a Pechino. I fondi erano pochi, solamente 200.000 yuan, che al cambio di oggi sono meno di 25.000 euro. All'inizio Legend faceva un po' di tutto, importava telefoni, vendeva stampanti, facevano pure un po' di ricerca e sviluppo, ma il primo successo è avvenuto nel 1990, quando hanno sviluppato un sistema di caratteri cinesi per i sistemi operativi Windows. Dopo questo successo, dal 90 al 96 sono diventati il primo produttore di PC in Cina. Poi, nel 2003, hanno deciso di cambiare il nome da Legend a Lenovo, da Novo, che dal latino significa nuovo. Poi, dalla Cina si sono espansi in tutto il mondo. Addirittura nel 2005 fecero un'importante acquisizione, cioè la divisione laptop di IBM. Investendo sempre in ricerca e sviluppo e continuando l'espansione internazionale, dal 2013 fino ad oggi sono i più grandi produttori di laptop al mondo. Ad oggi, oltre a tutte le sedi sparse per il mondo, le due sedi principali sono uno in Cina e uno appunto in North Carolina, a Raleigh, che è un punto strategico perché infatti si trova nel Research Triangle Park. Quindi quando Lenovo ha acquistato la divisione di personal computer di IBM ha anche ereditato questa sede degli Stati Uniti. E da allora Lenovo ha mantenuto una presenza significativa in North Carolina. Quindi torniamo alla conferenza. Il focus di questo incontro era spiegare tutte quante le novità di Lenovo su tutti i fronti ESG. I criteri ESG sono regole usate per vedere se un'azienda è rispettosa dell'ambiente, fa bene alla società e ha una buona gestione interna. Gli investitori li usano per scegliere quelle aziende che non solo fanno soldi, ma che sono anche positive per il mondo. Potete immaginare che quindi io in realtà ero scettico ed ero pronto a scirupparmi una giornata di paroloni, frasi fatte e niente di pratico, perché è quello che spesso succede nelle aziende che dichiarano queste cose. Avevo addirittura avvertito Lenovo che se non avessi trovato nulla di interessante per un video non avrei potuto farci nulla. Ma se state vedendo questo video è perché non solo mi sono state spiegate cose pratiche e interessanti, ma erano veramente una marea e sono entrati tutti nel dettaglio così tanto che adesso per riassumervi tutto devo fare uno sforzo assurdo. Ci proverò. Partiamo dall'introduzione di Mary, che ha fatto da cappello spiegando come non esista solamente un team ESG nell'azienda, come spesso succede, ma che tutta l'azienda, cioè ogni reparto, lavora in quella direzione. Sempre Mary ha spiegato come già da tempo Lenovo utilizza materiali riciclati e che già dal 2010 hanno lanciato i loro obiettivi per contrastare il livello climatico. Ed ha spiegato tutta quanta la storia e di come ora Lenovo abbia un rating ESG AAA e poi ha fatto un po' tutto il riassunto delle cose che andremo a vedere dopo. L'introduzione era necessaria, ma il mio livello di interesse era ancora basso. Non avevo ancora visto nulla di pratico. Iniziato realmente il tour, siamo usciti dall'edificio, abbiamo attraversato il parco e siamo entrati in un nuovo edificio per affrontare l'argomento design. Katie ed Ellie hanno spiegato come il design può aiutare a rendere prodotti più sostenibili. In che modo?
modo, disegnandole in modo che siano facili da riparare, creando strutture modulari con pezzi intercambiabili, in modo che se ti si rompe il computer non lo rimandi tutto insieme in riparazione ma solamente un pezzo, per esempio. Inoltre, per rendere i prodotti facili da riciclare, bisogna ridurre la complessità delle singole parti e bisogna disegnare i prodotti in modo che siano facili da scomporre. E poi chiaramente l'utilizzo di materiali naturali, riciclati e riciclabili, come la pelle di cactus, l'alluminio riciclato e queste cose qua, va a diminuire l'impatto di un prodotto. Già qua il mio livello di interesse si era alzato, sia perché ho potuto vedere una sfilza di prodotti che erano esposti, sia perché iniziavo già a sentire cose un po' diverse da quelle che si sentono di solito. Ok, materiali riciclati che colpiscono sempre, ma la cosa interessante è il design del computer, pensato addirittura per poter riparare da solo il computer. C'è il QR code che ti rimanda al sito con i video e fai tutto tu. Insomma, è il contrario di quello che si pensa, cioè che un'azienda voglia addirittura far rompere le cose in modo che tu le ricompri. Dopodiché, nello stesso edificio siamo andati dritti al laboratorio di design. Il grosso del design avviene ormai digitalmente, ma per alcune cose è ancora necessario sperimentare dal vivo. Per cui abbiamo visto e toccato diversi prodotti per vedere i vari tipi di materiali: pelle di cactus, fibra di bottiglie di plastica riciclate, fibra di alluminio e di altri metalli recuperati da pezzi di aeroplani. E ci hanno anche mostrato come hanno brevettato e reso open source una tecnologia per saldare metallo a temperature più basse. E a quanto pare questo aiuta tantissimo nell'impatto dell'energia. Però in realtà qua il mio livello di interesse era ancora più alto. Vedere i materiali con mano è fico, i materiali riciclati sono sempre molto pappo, specialmente la pelle di cactus che sembrava pelle vera, ma quello che mi aspettava per me era molto più interessante. Infatti ci siamo poi diretti in un secondo laboratorio dedicato esclusivamente ai sistemi di raffreddamento dei data center e delle GPU farm. Qua il mio interesse ha avuto uno spike notevole. Ora, sembra una roba molto da nerd, per cui ve la devo un secondo spiegare. Dobbiamo partire un po' alla larga. Avete presente tutti i file che avete sul cloud, come per esempio un vostro Google Drive o il Drive del lavoro se utilizzate Teams, o le foto del vostro telefono che salvate in cloud? Tutti questi file in realtà non sono veramente in un cloud, ma sono nel computer. Non nel vostro computer, ma nel computer di qualcun altro. Tutti questi file, insieme a tutti i file esistenti al mondo praticamente, dalle foto dei gattini che trovate su Google ai video su YouTube, tutta quella roba esiste in dei computer e viene conservata nei data center. I data center stanno diventando sempre più grandi e sempre più potenti man mano che abbiamo bisogno di storare sempre più dati, e questo richiede sempre più energia in maniera esponenziale. Lo stesso discorso si applica per le GPU, che sarebbero le schede grafiche, che però si è scoperto negli ultimi anni essere fondamentali anche per l'intelligenza artificiale e anche per la blockchain, per cui è sempre più comune che le big tech abbiano gigantesche farm di GPU. Come potete immaginare, questa roba richiede una quantità assurda di energia. Una buonissima parte dell'energia se ne va in raffreddamento. Bene, in questo laboratorio due ingegneri ci hanno spiegato come Lenovo ha brevettato un sistema chiamato Neptune, cioè un sistema di raffreddamento ad acqua in grado di abbassare le temperature con molto meno spreco e molto meno spazio. L'acqua fredda ionizzata passa letteralmente per dei tubi di metallo attraverso i computer. Sembra rischioso, ma a quanto pare non lo è. Lenovo non solo sta implementando questa tecnologia per i propri data center, come il data center più bello del mondo, a quanto pare, che è a Barcellona dentro una chiesa ed è loro, ma anche per i data center dei clienti, come grandi aziende tech che li implementano principalmente per risparmiare sul lungo termine denaro, perché chiaramente utilizzano meno energia e in realtà inquinano appunto anche di meno, sprecando meno energia. Comunque, poi abbiamo riattraversato il parco e siamo tornati indietro dove ci trovavamo all'inizio. Giannina Olivera ci ha spiegato un progetto in collaborazione con l'UNESCO, cioè la creazione sui telefoni Motorola di tastiere volte a preservare le lingue indigene a rischio. Lingue parlate da pochissime persone in tutto il mondo, in alcune zone in cui ancora si parlano queste lingue indigene, e attraverso queste tastiere si può ancora digitare e comunicare in queste lingue che piano piano rischiano di estinguersi. Dopodiché Ada Lopez ha presentato e spiegato il Diversity Office, cioè quell'ufficio di Lenovo che si assicura che i prodotti escano e che siano accessibili dal maggior numero di persone. Per esempio, un non vedente può comunque utilizzare un computer? E una persona che non ha un braccio? E se non ho il naso posso comunque mettere un visore? E se non riesco a parlare, come faccio a utilizzare il riconoscimento vocale? Il Diversity Office si avvale di consulenti come John, non vedente, e di processi molto lunghi e sofisticati per assicurarsi di minimizzare tutti i problemi dei loro prodotti. Ogni volta che un team lancia un nuovo prodotto, infatti, deve passare per il Diversity Office che lo analizza, lo fa testare dalle focus group e dopodiché c'è il verdetto: o va bene oppure bisogna fare ulteriori modifiche. Primo pomeriggio, il grosso delle novità di quello che ci hanno detto è finito, è terminato. Adesso c'è un momento di networking e, se vogliamo, domande ai vari specialist. Probabilmente i giornalisti stanno facendo qualche cosa più tecnica, ma non è il mio campo. Io vorrei semplicemente farmi un giro per tutto il campus perché è gigantesco, ma è troppo grande. Tra poco andremo al 321 Coffee, di cui ci hanno parlato prima, e domani ci saranno un altro paio di interventi e poi sarà finito. Là ci sono delle sbarre per le trazioni. Questo parco è gigantesco. Quello è il parcheggio, questo è l'ufficio, uno dei building, sono tipo 10. Il mio obiettivo un giorno è avere un ufficio come questo, ma con scritto Ascani da sopra.
flatmates. Mi sono addormentato sul pullman, sto per morire. Arrivati al 321 Coffee, che in realtà si chiama 321 Coffee, abbiamo incontrato Lindsay e Michael, i loro fondatori. Hanno solamente 23 anni, ma sono praticamente degli imprenditori di successo. Hanno fondato questo brand di caffè che ad oggi ha svariate caffetterie e impiega 65 dipendenti. La cosa però fuori dal comune è che una sostanziale parte del team è composto da persone con disabilità. La loro missione però non è semplicemente quella di far lavorare persone con disabilità, ma proprio quella di non discriminare e permettergli di fare anche un lavoro soddisfacente. Infatti tutto è partito quando Lindsay si rese conto che non solo la disoccupazione è altissima tra le persone con disabilità, ma anche che i pochi occupati spesso non hanno accesso a lavori sfidanti e soddisfacenti. 321 Coffee è nato quando erano ancora al college e vendevano il caffè al mercato. L'attività negli anni è cresciuta fornendo servizi alle aziende, vendendo il caffè sull'e-commerce, e ora hanno anche varie location fisiche con i loro baristi e la loro roastery, che è tosteria, tosta caffè. Infatti Michael e Sophie ci hanno mostrato il funzionamento della macchina che tosta il caffè. Ma in tutto questo che c'entra Lenovo? Beh, insieme a Lenovo hanno sviluppato un software che permette a tutti quanti i dipendenti di svolgere il loro lavoro, minimizzando l'impiego dei manager, permettendo a ogni persona nella propria postazione di vedere esattamente quello che deve fare, notificando se è riuscito o non è riuscito nel proprio task. E inoltre le istruzioni del software sono molto accurate, in quanto prende gli ordini da internet e quindi, per esempio, quando c'è da tostare il caffè, dice direttamente esattamente che tipo di caffè va fatto e come va fatto. Una realtà veramente interessante. Finito questo, potete immaginare che ero devastato, per cui sono crollato in hotel. C'era anche una cena per socializzare, ma io ero veramente uno zombie, anche per colpa del jet lag. Il posto dove stiamo andando a cena è esattamente qua accanto al The Pit, ma noi andiamo in un posto che si chiama invece Humble Pie. Ah, c'erano un sacco di persone. Il giorno dopo, ahimè era già l'ultimo giorno, ci sono stati un altro po' di talk in hotel. In particolare abbiamo fatto un bel deep dive, un bellissimo approfondimento su quanto i computer siano riciclabili e aggiustabili. Buongiorno amici, oggi mi ho già passato la prima ora a parlare di tutta la parte di riciclo e di economia circolare dei vari computer, quindi sono fatti con materiali sostenibili, eccetera eccetera. C'è stata una gag molto simpatica in cui è stato buttato per terra un computer per dimostrare che sono comunque abbastanza durevoli. Abbiamo approfondito i casi pratici in cui il computer richiede manutenzione, in che modo si può aggiustare, quali sono i segnali che ci dà, esattamente con che materiale è fatto, come funziona il riciclo di questi computer e tutta un'altra serie di cose che, se volete approfondire, vi lascio in descrizione. Anzi, per ogni argomento vi lascio un link dedicato, perché se non sbaglio potete trovare il 90% di queste cose online. Sono uscito da questa esperienza, devo dire, stupito dal livello di approfondimento degli speech e delle spiegazioni. Ero abituato forse ad un modo più superficiale di trattare l'argomento ed è stato veramente interessante vedere quanto andassero a fondo nella spiegazione del loro processo per mettere a terra i valori ESG. La mia cosa preferita è stata vedere la cura verso la riparabilità e l'impegno per allungare la vita dei computer. In un mondo dove sembra che le aziende tecnologiche non vedano l'ora di farti comprare un nuovo modello e buttare quello vecchio, in Lenovo invece l'impegno per fartelo utilizzare il più possibile è innegabile. Inoltre, da piccolo imprenditore sono rimasto veramente ispirato, perché ho avuto modo di vedere i processi complessi delle grandi aziende, vedere che opera significa dover mettere a terra i valori della sostenibilità su tutte le aree e vedere come una grande macchina si deve coordinare per farlo bene. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!